il risultato penso parli chiaro, 3-0, niente da dire, la squadra avversaria sicuramente ci ha fatto capire cosa significa cattiveria agonistica, sicuramente un verbo che noi purtroppo sconosciamo. Abbiamo regalato sto primo gol pieno, distratti al massimo, perché non siamo più, abbiamo giocato ma non siamo più riusciti a entrare in partita. Senza Sfracelli, ripeto, la squadra avversaria ci ha fatto capire la cattiveria agonistica cos'è. Lottavano su tutti i palloni, non abbiamo fatto la stessa cosa, complimenti a loro, più bravi, più organizzati. Un episodio, solamente un episodio, nulla più, la differenza è che, ti ripeto, in 10 minuti che stavamo un po' comandando la partita, loro buttavano sta palla avanti, nient'altro. Abbiamo appunto una buona palla per fare gol, anziché pensare a tirare in porta ci andiamo a cercare i dribbling, e loro hanno fatto un tiro dove la nostra difesa e il nostro portiere dormivano e hanno fatto 1-0. Però devo dire che i miei ragazzi si sono impegnati, hanno dato il massimo, la cattiveria ci manca e questo ci deve fare riflettere, ma il primo che deve riflettere su quello che sta facendo sono io e l'allenatore, come è giusto che sia. Non manca niente, non c'è niente da mancare, ti fai le partite, ce le siamo giocate, ripeto, alla pari, qualche volta è andato bene, oggi siamo stati inferiori all'avversario e l'avversario ha vinto, come è giusto che sia. Noi abbiamo cominciato bene la partita e quando è una partita così importante, se deve entrare subito, non possiamo entrare così, lo primo 10-15 minuti penso, però, questo è calcio. Vediamo che succede dopo, questo deve essere un segno per noi, per lo che resta del campionato e dopo niente, allenarmo e vediamo che succede la settimana prossima. Penso che un po' di sfortuna come viene essendo tutto il campionato, però va bene, sono giocata, potevo entrare, cambiava la partita, un 2-1 penso che un po' la cambiava, però non abbiamo trovato il gol e adesso... Si fa difficile una partita così che è sporca, che loro l'hanno giocato bene, è difficile. Nel campo no, non è così facile, adesso uno cerca di calciarlo lo più forte possibile, però quando succede quello anche succede di calciare fuori la porta, però va bene, è così. E non è un problema per me perché è il posto mio naturale, però... non ti posso dire niente della posizione, io mi trovo bene tutto, però oggi era una partita difficile di trovare l'spazio, di cercare l'spazio in tutto il campo, loro erano indietro e quando hanno segnato è anche più difficile perché son troppo insieme la linea e non si poteva fare altra. Adesso bisogna tranquillità, penso. Non si può parlare ancora di quello che succederà in tutto il campionato. Se andare partita a partita e vediamo perché stiamo dopo dicembre, gennaio, dopo vediamo perché siamo. Adesso mi sembra che un po' presto.